Salve a tutti, buonanotte a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori, questa sera in formato speciale. Perché? Perché, come vi avevo promesso, abbiamo un ospite. Si tratta dell'opinionista e giornalista di Formula 1 Analisi Tecnica, che già avete visto in questo canale, ma che da stasera parte con una rubrica tutta sua, l'angolo di Roberto F1. E come Roberto F1 lo troverete su X, a una pagina che, se siete davvero appassionati, vi consiglio di seguire, piena di contenuti, però ha deciso appunto di dividere questi contenuti con noi di Racing Time e quindi questa sera partirà questa avventura. Tra i vari argomenti che tratterà su quello che è successo nell'ultimo periodo, ce ne sono due che trovo parecchio interessanti. Uno riguarda la nostra squadra del cuore, quel team a caso di cui spesso parliamo, e oggi è successa una cosa importante per quel che riguarda la Ferrari, un accordo che però, ascoltate le sue parole, non ha solo fini commerciali, è importantissimo per la Ferrari. Quindi ascoltate quello che ha da dire Roberto. E poi ci farà vedere una delle grandi contraddizioni della Formula 1 moderna, perché effettivamente c'è un qualcosa che io direi è quasi del tutto inutile. Quindi adesso ormai non basta. Non vi spoilerò più nulla, lascio la parola a lui e vi auguro buon video. Vi raccomando, se vi piace questo video, lasciate un like, un commento, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e seguite Roberto nella sua pagina X, Roberto F1. Bene, vi lascio in sua compagnia. Un saluto a tutti da Roberto Cecere in questa nuova rubrica che Selezione Nazionale Piloti e Nicola Castiglione hanno ideato per offrirmi la possibilità di analizzare i principali temi di attualità della Formula 1. Vorrei iniziare questo primo appuntamento facendo una piccola precisazione su Lando Norris. Dal mio punto di vista, il pilota inglese è un pilota veloce, non sono io che lo devo, che lo posso negare, è uno dei piloti più talentuosi dello schieramento. Tuttavia, in questo, a valle del Gran Premio del Brasile c'è stata una valanga, diciamo, di critiche sul pilota. Lando, si è ritrovato in una situazione sostanzialmente non preventivata a inizio stagione, che la stessa McLaren non si aspettava di affrontare, ovvero quello di combattere per i titoli mondiali. E questa situazione ha spiazzato il pilota inglese di Bristol, che a un certo punto è passato dal poter vincere al dover vincere, e questo è stato l'elemento che forse ha mandato più in confusione il driver della McLaren, oltre ovviamente a soffrire terribilmente diciamo, la competizione con Max Verstappen. Quindi intendo precisare che Lando Norris non era, diciamo, l'enfant prodige fino a qualche mese fa o fino a qualche stagione fa, non è il pilota più scarso adesso. Bisogna mantenere un certo equilibrio, però bisogna anche dire che quest'anno per larghi tratti della stagione la McLaren aveva la migliore monoposto. Questo è un dato di fatto. Un dato molto interessante a valle del triple leader costituito da Austin, Città del Messico e Brasile è stato il punteggio totalizzato dai piloti. Andando a fare una piccola statistica, diciamo, si può notare che i due piloti che hanno totalizzato il maggior numero di punti sono, manco a farlo apposta, quelli che probabilmente sono i piloti, insieme a Lewis Hamilton, più talentosi dell'intero schieramento, ovvero Leclerc e Verstappen, che hanno totalizzato entrambi 62 punti, seguiti da Sainz con 54 e Norris con 52. Ecco, anche questo dato fa capire che in una tripletta di gare in cui McLaren doveva sostanzialmente portare il proprio pilota a essere più vicino
a Max Verstappen e a tentare la fuga nel mondiale costruttori, tutto ciò non è avvenuto. Nonostante sulla carta il Gran Premio, almeno il Gran Premio del Brasile, ma anche il Messico, erano sulla carta dei circuiti pro McLaren, ovvero, come posso dire, in linea con quelle che sono le caratteristiche del progetto tecnico MCL38. E invece, con esperienza, con aggressività, con talento, questi due piloti sono riusciti a fare più punti di tutti gli altri. E per quanto riguarda la Ferrari, restringendo il discorso al team di Maranello, questo è un ottimo viatico per le ultime tre tappe della stagione, in cui una è certamente favorevole, quella prossima che si terrà a Las Vegas, dove già l'anno scorso Leclerc duellò per la vittoria, ricordiamo tutti lo splendido sorpasso ai danni di Sergio Perez, dove però alla fine a trionfare fu Max Verstappen, che dominò praticamente tutta la scorsa stagione. Però la Ferrari l'anno scorso aveva una macchina che fu modificata in corsa, non era certamente competitiva come la SF24 e quindi si suppone che diciamo, sia Leclerc che Sainz possano e siano chiamati a fare bottino pieno sul circuito del Nevada. Ovviamente vale il discorso opposto per Norris e per la McLaren. Non è un tracciato che sulla carta è favorevole per le monoposto color papaya, però tra l'altro va ricordato anche che l'anno scorso Lando Norris fu diciamo, protagonista di un incidente nelle prime battute di gara e quindi non uscì fuori subito dalla lotta per la vittoria. E poi verrà il Qatar, che sarà l'ultimo sprint weekend della stagione, e infine Abu Dhabi, dove Ferrari sarà chiamata a vincere per la prima volta su un tracciato su cui non ha mai vinto. Questo è un dato statistico molto interessante, perché dimostra che la Ferrari, nell'ultima tappa, nella canonica ultima tappa della stagione, non è arrivata mai per una serie di circostanze con una monoposto in grado di vincere, cioè faccio fatica a ricordare una Ferrari che potesse aggiudicarsi questo Gran Premio, e questo la dice lunga sul fatto dello sviluppo delle monoposto, nel senso che gli anni scorsi venivano sviluppate fino a un certo punto della stagione, invece quest'anno tutti i team stanno sviluppando le rispettive monoposto fino all'ultimo minuto dell'anno, perché queste monoposto saranno la base di partenza per le monoposto 2025, che saranno delle logiche evoluzioni dei progetti di quest'anno, perché da gennaio 2025 poi si potrà iniziare a pensare e a studiare il regolamento delle innovative monoposto 2026, in cui ci sarà l'ennesima rivoluzione regolamentare, non solo per le power unit, ma anche e soprattutto per la parte aerodinamica, come è accaduto nel 2022. Un altro aspetto da, diciamo, affrontare e che è abbastanza diciamo, ambiguo è quello relativo alle gomme da bagnato. In particolar modo mi riferisco alle gomme da bagnato estremo. Durante il Gran Premio del Brasile ci sono stati dei frangenti in cui l'utilizzo delle gomme da bagnato estremo erano, diciamo, poteva dare un vantaggio competitivo importante, e infatti il Jolly l'hanno cercato di giocarselo Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Tuttavia, però, subito dopo che i due piloti di Visa Cash App Racing Bull hanno montato le gomme da bagnato estremo, è entrata la safety car e dopodiché la gara è stata addirittura neutralizzata per l'incidente di Colapinto, vanificando quello che poteva essere un jolly che consentiva ai piloti di poter recuperare tantissime posizioni. Ma allora a questo punto queste gomme da bagnato estremo servono o no? C'è secondo me un grande equivoco. La federazione, dopo la perdita di Jules Bianchi, è diventata molto molto più diciamo restrittiva da un certo punto di vista. Non appena ci sono delle condizioni ritenute pericolose
per i conducenti, la gara o viene neutralizzata attraverso safety car oppure viene addirittura stoppata con bandiera rossa. Quindi di fatto c'è un prodotto della Pirelli che sostanzialmente non verrà mai utilizzato perché le condizioni per le quali è stato studiato e sviluppato, no? Sono condizioni che la Federazione Internazionale non ritiene sicure per l'incolumità dei piloti. La Formula 1 ha sposato obiettivi di sostenibilità economica, di sostenibilità ambientale, però a questo punto poi c'è una idiosincrasia, nel senso che Pirelli sviluppa, fa ricerca per un prodotto che non verrà mai utilizzato, viene portato ad ogni weekend di gara e quindi questo è uno spreco da un punto di vista, economico. Va detto che Pirelli si è messa sempre a disposizione dei piloti per fare dei test con questo tipo di gomme e i piloti a loro volta sono abbastanza restii a fare questi test, tante volte vengono delegati ai test driver. E poi c'è un altro discorso, mentre la FIA è molto protettiva nei confronti dei piloti, le scuderie ragionano in maniera opposta, nel senso che loro, finché possono, lasciano i loro piloti su gomme intermedie perché vengono ritenute le gomme migliori sia in caso di pioggia che in caso di umido, che poi per il crossover verso le gomme da asciutto. Troppo il gap tra le gomme intermedie e quello da bagnato. Io ho analizzato un attimo i tempi e ci sono dei passaggi in prossimità della 29esima, 30esima tornata in cui i giri erano arrivati quasi sulla soglia dei 2 minuti, quindi erano proprio condizioni assolutamente ideali per le gomme full wet. E invece i team non hanno richiamato i propri piloti nella gara perché erano convinti che la direzione gara prima o poi avrebbe fatto uscire o la macchina di sicurezza o avrebbe neutralizzato la gara con una bandiera rossa. Quindi c'è questo grande equivoco. Per non parlare poi delle colonne d'acqua che vengono sollevate dalle gomme full wet, che sono anacronistiche, perché avendo, la capacità di evacuare molta più acqua nebulizzata, creano delle colonne d'acqua che rendono praticamente impossibile la visibilità a chi segue e altre monoposto. La federazione ha cercato in questi mesi di testare dei kit contro lo spray, che però si sono rivelati un fallimento. Ma perché si sono rivelati un fallimento? Perché lo spray continua ad esistere nonostante questi paraschizzi, perché molta dell'acqua nebulizzata sollevata dalle monoposto esce dal fondo estrattore che nelle monoposto ad effetto solo ha i canali Venturi che amplificano, il sollevamento dell'acqua dal fondo, dal retroterreno della monoposto. E infine volevo parlare di un'ultima notizia di giornata, che è quella della partnership tra IBM e Ferrari. Allora, io ho lavorato per 20 anni nel settore IT e IBM rappresenta uno dei giganti dell'information technology. Non è una semplice partnership o un semplice sponsor come lo è stato in passato magari per altri team, per esempio fino al 2016 o 2017 se non erro collaborava con Red Bull dopo Red Bull si è affidata completamente ad Oracle. La partnership di Ferrari con IBM dimostra che il mondo dell'IT così come la partnership stipulata con HP è il futuro della categoria. Quindi le piattaforme di simulazione, le piattaforme predittive in base alle quali poi deliberare le strategie di gara, i sistemi di valutazione della strategia migliore da adottare in real time, i prodotti di simulazione richiedono tanta potenza di calcolo e software in grado di supportare questi processi decisionali. E quindi questa partnership rappresenta un asset tecnologico su cui la Ferrari potrà fare affidamento negli anni a venire ed è un accordo che avrà una valenza, un valore notevole. Io vi ringrazio, spero che i temi affrontati siano stati di vostro gradimento.
Lasciate dei commenti anche per comprendere se ciò che vi ho, diciamo, i temi affrontati siano stati affrontati correttamente, abbia trovato le chiavi di lettura giuste e se avete apprezzato ciò che ci siamo detti in questa nuova rubrica di selezione nazionale piloti. Un saluto a tutti da Roberto Cecere.